Era il 1998 e Tombi arrivava per la prima volta a noi su PS1. Oggi, Limited Run, grazie mille a proposito Limited Run per averci mandato questo gioco, ripropone Tombi, o Tomba perché il nome originale era Tomba, in Special Edition, rimasterizzando i modelli, credo, e i filmati, e riproponendo il gioco in maniera il più fedele possibile. So che addirittura ci sono ancora gli errori grammaticali nelle traduzioni e nelle scritte varie che ci sono in gioco, ed è rimasto lo stesso doppiaggio dell'epoca. Quindi stiamo parlando di una edizione remasterizzata, ma non troppo toccata, del gioco originale, cioè rispettosissima dell'opera originale. Un bene, un male? Lo vedremo, sicuramente sarà divertente. Ah, ma qui c'è pure... qui ci sono pure le box art, c'è il museo, ci sono tutte le cose. Beh, allora sì. Mi ricordo che questo è stato il gioco che ha fatto imparare a molti di noi le prime bestemmie, quindi ci sarà da divertirsi in ogni caso. Qui ci sono un po' di robi dei tasti, non ricorderò mai i tasti e non, nemmeno leggendoli adesso li ricorderò. Ah, c'è già il primo filmato. E questo mi sa che è stato rimasterizzato, eh? Quindi vedo già una pulizia generale migliore, un po' di dettaglio in più, dettaglio, oddio, un po' di linee più precise, vedi. Molto semplice. E tu con i capelli rosa? Sì, so io, mi dica. I modelli sono praticamente identici. Non ti ho mai visto qui in giro prima. Vivevo qui, ma è così cambiato. Beh, per delle informazioni vai alla capannina in cima alla collina. Quello strano vecchio vive lassù, credo che ti potrà aiutare. Prima di andare, controlla i cartelli che incontri sul cammino. L'ufficio per i visitatori ha fornito informazioni utili per i visitatori. Quante volte? Leggi i cartelli premendo su sul tasto direzionale e il tasto X, che credo sia inteso quello della Play, non lo so. Comunque, perché i capelli rosa? Vabbè, sono affari miei, insomma. E posso muovermi? Ah, ok. Quindi io per leggere i cartelli devo fare... non li legge, eh? Ah, era X, proprio X nel senso del pad della Xbox, non... ok, perfetto. Qui dobbiamo saltare per forza. Che fa? Se ne va? Rimango bloccato a mezz'aria. Aia. Ma... pezzo di... non me lo ricordo per niente, Tombi. Niente proprio, non me lo ricordo per nulla. Non posso grabbare questi... no, non posso grabbarli questi. Madonna Sanda. C'è un culo qui. Che fa sto culo? Scorreggia, mi sembra giusto. Che fa? Chi è? Ah, lui. Oh, già, diretta alla capanna del vecchio? Sfortunatamente la nebbia è così fitta lassù che non si vede niente. Sembra che dobbiamo fare il giro, va bene. Ti colori i capelli o sono di rosso? Va bene, non fa niente. Che è successo? Cancella la nebbia. In che modo? Spazza via la nebbia con un oggetti. Va bene, dovrebbe bastare qualcosa di ventoso. Con un oggetti. E con quali oggetti? Oh! Quanto poco ricordo questo gioco, ragazzi. L'ho solo toccato proprio, a quanto pare. Tieni premuto il tasto B per spostare l'arma. In che senso? In questo senso. Tradotto malissimo. Ah, scusami, però questo qua io gli posso menare e posso far così. Eh sì. E il pulcino? Che piccolo. Pulcino presa. Beh, effettivamente qui c'è del vento. Ah, prendiamo questo vento tascabile, credo. Forte tornado presa, va bene. Cose qui? Sì. Quello per me è un culo, ragazzi. Non... vabbè, le zucche, chiaro. Ma quello è un culo. L'abbiamo fatto, evviva. Vedi, questo è un culo. Questo morsica, tra l'altro. Aia, aia. Prendiamo un altro pulcino. Ma io là lo voglio andare. Dove si va lì? Di qua. Volevi. Ma cos'è sto coso qua dentro? Vedi, qui c'è roba. Non posso... ma qui c'è una vita. No. Vabbè, qui la chiave non c'è, eh. Adesso la gente che mi sta guardando mi dirà: ma sì, ma che cosa fai? La chiave era lì che stava nascosta nel culo.
E niente, non ha saltato, non avete visto tutti. Try again, qui manco tradotto, mi fa piacere. Aia, happy, che vuol dire happy? Cassetta happy. Sì, salviamo i dati. Ho il sospetto che abbiano messo di proposito le lungaggini del caricamento della PlayStation 1. Cioè abbiano voluto di proposito lasciare i caricamenti lunghi. Correggetemi se sbaglio. Mi vuoi superare? Sai nuotare? In che senso? Ah, non so nuotare. 500, va bene. Cioè mi ha detto torna a casa perché non sai nuotare, quindi è inutile che vieni. Vabbè, però. Ma scusatemi, come si risolve questo impasse? Sono un coglione. Ma mi ero aggrappato, raga, l'avete visto tutti. Sono lì, rimasto lì, a terra, defunto, bellissimo. Tutto ad un tratto capisco perché ai tempi ci bestemmiavamo abbastanza su sto gioco. Sì. E capisco anche perché l'ho mollato. Qualcuno dirà get good. Beh, quel qualcuno non sono io. Ragazzi, ma i salti sono imprecisi da morire. È chiuso. E aprilo, no? Qui c'è un pulcino. Che piccolo. Aspetta che vabbè, però che cazzo. Bisogna fare così. Mi dimentico. Apriamo il pulcino. Perfetto. Questo che fa? Ma è tutto chiuso. Io che apro? Che posso aprire nella mia vita? Eccolo qua il vecchietto. Sei carino, ragazzi. Mi scusi, c'è una differenza di età molto importante. Sì, io sono il saggio centenario, ho capito, ma non è che possiamo. Cioè, va bene, ma. Cancella. Ah, perché. Oh, cancella e clear. Quando finisci una missione, no? Finisci un livello, di norma c'è scritto clear, no? Cancella. Perché clear. Gli uccelli rossi cocca. Quei maledetti rubano le uova per crescere come le loro. Va bene, mi dispiace per quei bei pulcini e le uova. Ma ti ho già portato dei pulcini. Prendere a prendere tutti i pulcini. Certo, ce l'ho già, tipo. Nelle uova di cocca. Li hai presi tutti? Beh, grazie, ero di strada. Toh, in bocca ce l'avevo. Nelle uova di cocca, cancella. Perfetto. Sta cosa non me la leverò mai più di testa. Eh sì, cos'altro ci tieni? Lascia fare. Maiali Coma hanno preso il braccialetto del nonno. Vuoi sapere tutto sui suini maiali... Sui... Wait? Cosa sto leggendo? Vuoi sapere tutto sui maiali Coma? Non so perché ho letto suini maiali. Questa era una terra pacifica di grande bellezza. Il font. E il doppiaggio anche. E usarono i loro poteri per distruggere questo mondo. Per qualche ragione quei malvagi maiali collezionano oro. Scommetto che il bracciale di tuo nonno, rubato dal Comabuta, è un bracciale d'oro. I sette maiali malvagi si nascondono in qualche angolo di questa terra. Le sette sfere del drago. Avrai anche il bracciale, ma ricorda di stare attento. Sì, dai. Mi dai una chiave? Credo di aver perso la campana centenaria, volevo dartela. Se la trovi riportamela. Sì, tanto me la volevi dare. Tanto prendi questa, una chiave antica, anch'essa ha 100 anni. Va bene. Che fa sta chiave? Ma sti pulcini li possiamo uccidere? Mi servono anche i sacchi del maiale per trovare i maiali cattivi. Senza questi sacchi non riuscirai a trovare dove si nascondono. Chiedi al grande gnomo dei sacchi del maiale. Lo troverai dopo la foresta qua sopra. Io ho il dubbio che sia... Io sto leggendo delle descrizioni di AliExpress. Avrai tutto il necessario sui sacchi di maiali cattivi. Va bene, ora vai e corri. Grande gnomo, andiamo al grande gnomo. E che te devo dire? Noi non leviamoci dal culo sti pulcini. Quindi adesso possiamo aprire sta chiave? Assolutamente sì. Ali della carità presa. Ma quindi adesso se io vado lì... Eccala, mannaia la... Quanto ci fai che adesso rimuoio per andare a quella... Va bene. Cosa? E niente ragazzi, questa era Tombi. Fatemi sapere se volete una serie su questo gioco. Soprattutto fatemi sapere se avete giocato ai tempi all'originale Tombi. Io questo me lo installo sulla Steam Deck, anzi vi starò facendo vedere qualche clip registrata da Steam Deck in questo momento per ovviare alle necessità del gameplay, no? Che insomma è troppo, no? Troppo streaming sito e quindi è meglio farvi vedere qualcosa di diverso.
piuttosto che farvi vedere io che rigioco roba. E fatemi sapere se volete una serie su questo gioco. Io sinceramente me l'accollo, tanto lo gioco a prescindere, mi sa, lo gioco da solo se non volete una serie. Ma se volete una serie ne potremmo parlare anche in realtà molto più specificatamente. Magari con qualche piccolo tips and tricks, anche se non ne ho idea perché non l'ho finito ai tempi. Il motivo è chiaro. Ringrazio ancora Limited Run per averci dato questa key di questo gioco e di averci dato la possibilità di tornare nei fasti del 98 e giocare di nuovo a Tombi. Ringrazio voi per aver guardato il video. Se mi fa piacere, lasciatemi un commento e andate a dare un'occhiata a tutti i link che trovate in descrizione con cui potete aiutare il canale e potete supportare il nostro lavoro su YouTube. Da noi per oggi è tutto, da me anzi per oggi è tutto, io sono Raffaele, questo era Stay Nerd e ci vediamo al prossimo video.